da Udine. Penna rossa, penna gialla, penna bianca, penna nera, per gli amici solamente penna sfera. La polizia ci mancava poco. Il tuo nome è diventato una bandiera. Sulla destra, guarda, adesso vedo. Poi riesce un cappuccino e poi di corsa trafelato giù ai giornali. E questa volta certamente per un colpo sensazionale. Si tratterebbe di stuplicare, questo dice il direttore, un onesto e ben voluto cantautore. Che piccolo è. Tanto per non fare un torto al professore. Solo due fotografie, magari in primo piano, mentre fa pipì, oppure fa l'invidia. Ma l'importante è calcare molto la mano, poi parlano di solito. Un aria professionale e invece sto boia. Adesso abbiamo scoperto, allora gli tappiamo il naso, no? In modo tale che lui non respira più. Come è costretto a tappargli il naso? Ci mancano le dita davanti. Ah sì, gli chiudiamo. Che vedi sto gatto che fa? E quando deglutisce vuol dire che l'ha mandata giù. Che l'ha mandata giù. Io sono guarita, posso scendere così? Sì, sì. Mi dice come oggi. Ah, oggi vi sto vado tutto. Beh, la sua corda non è la pomata contro... contro... dosi. Permettermi, fai dare della robaccia, guarda. Ah, siccome c'è del cortisone. Se non muoio, posso ci piangere. Manca. Te non mi vuoi mica tanto bene, sai. Quando mi nacchi o si è già in alto una superinfezione batterica in un posto. Stai prendendo. Sarà come il foil, che per lei lo glielo faccio dare dappertutto, nei bugni, nelle scorticature, nei tagli, in qualsiasi cosa. E qui c'è un deprianicinolone acetaminide, neomicina, antibiotico, granicidina e istatina. Qui è un'azione antinfiammatoria tipo cortisone, quello lì è il derivato. Deprianicinolone. Dicono tutti che non c'è, ma io che l'ho visto so dov'è. Forse non immagini, ma non è difficile comprendere. L'hanno lasciato in libertà, vive lontano, non è qua. Forse si nasconde in mezzo agli alberi. Come fosse un temporale, sale dove vuoi.
grande arrivo. Bel sorriso. Piccolo, cosa fai? Vai giù con Davide? Fai sulle linee? No, io vengo su questo. No, dai, cosa fai? Dovete andare su per andare. Io vengo anch'io, però io non mi so dire. Gabri con la nebbia dietro. L'ho visto. Sorriso. Che macello! Orca! Sì.
il commissario no. dice che volete che sia, quel che è successo non ci fermerà, il crimine non vincerà. Oui, oui, madame. Non l'hanno battuta per niente qui. Io non capisco dove possiamo andare adesso. Giù, ci sarà proprio scritto. Siamo uomini. E lui guarda lo scritto. Per 100 lire o poco più. E le facce di Pagliate. Non si sa, forse quelli della mala, forse la pubblicità, hanno ucciso l'uomo ragno, non si sa neanche perché, avrà fatto qualche sgarro a qualche industria di caffè. Uno da solo. Io ne avevo fatti due da sole. Vuoi un po' di panino? Questa, arrivare fino qua è stata una vittoria, questa pista. Sei stato grande, Fausta. O è troppo gelante o è troppo morto. Devi piantarsi fino qui. Che fai? Una cosa incredibile. Se non altro, se cadevi lì non ti davi. No, lì non. Te ce l'hai il panino, Emilia? No. Vieni. È tutto anche Walter. Il che è tutto dire, è vero? È troppo fresco. Dire. Vuoi mezzo panino? No, grazie. Sei sicuro? No, li ho già mangiati prima. Ho dato anche un po' di cioccolata e non tutta l'acqua perché nel cadere mi si sono rotte le boccette nello zaino. Una cosa allucinante. Poi, per non finire, quando mi sono fermato, mi è venuto addosso un pezzo così di neve da lassù che mi ha sfiorato la testa, ma preso proprio. Cose incredibili. Ci voleva la telecamera, Come? La telecamera. Ma quella è caduta sulla nera, lunghissima. Io ho fatto una caduta... Come la mia. Come la tua, però era verso, non dal lato verso il centro, proprio di lungo. Ah. Era un'altra zona. Vi riposate? Però c'è uno scenario stupendo, Questa pista qui è bellissima. L'unico tratto che puoi fare in velocità è proprio il tuo. Sì, no, se la battessero. Pensa che divertimento. Quella non era battuta, quindi...
Beh, non era mica tanto brutto. È vero? Aspettavo. Aspettavo dei crepacci, di buco. Salute noir. Ah, tu ce li prendi no, questo prendente tremendo. Potremmo raccontarlo ai figli dei nostri figli. Ma me la faccio di qua. E Fausto dov'è? Ah, Fausto secondo me torna indietro. Vabbè, datti via Fausto. Fortuna che Diego è rimasto con Giovanni. C'è il ragazzo Marco? Sì, infatti manca Marco. Marco e Maurizio. Marco, qui c'è arrivata la pista rossa, ma dov'è la pista rossa? Qui c'è la pista. Anche ieri c'era il suo amico, voleva venire la pista. Ritornato a un anno. Qui è la pista, c'è un anno. Guarda, là c'è un'altra pista. Guarda, Fausto è rimasto da solo. Infatti ci stanno io siamo tutti con te. C'è anche Marco. Marco è molto paterno. È lì che lo aiuta. Marco. Voi siete. Sto parlando. C'è anche l'altro amico di Marco. Marco, bravo, 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 bravo. Ecco, bravo. Bravo. Dai, dai. Bravo. Buttati. Bravo. Sasso, sasso. Buttati. Ci va in pieno. Dai, dai, buttati, vieni! Testa. Dritto! A uovo! No, no, io. Vai, lo faccio! Bravo! La testa! Cos'è ormai fai l'ovetto? Bravo, bravo! È un altro della mia forza, dai, che ci facciamo un coraggio! Amico di Marco. Un messaggio. Come? Brutta fuori la fila. Ma in un'altra pista. No, no. Avevamo un tempo. Testa. Ale. Siamo tutti. Stefano. Eli, Eli. Thank you.
abbiamo fatto tutto il percorso, è arrivato fino qua, sì. Allora cosa state a casa? Sandro, anche Caterina. Stiamo a casa. Vi riposate? Che si può. Guarda. Fammi vedere. Sono pari cassamaglia io. Senti, ancora? Figlio, convinci Ale a venire con noi che oggi facciamo solo con le testine di pace. Dai, ormai il punto critico è passato, dai, buttati. Ci vuole un fisico bestiale, bravo, per resistere agli urti della vita. Ma quel che leggi sul giornale, ormai certe volte anche a anche per bere e per fumare. A me, dato un po' di tutto. Ci vuole un fisico bestiale. A me, per passarci stretti. Ale! Vai! O sinistra, destra oppure dritto. Il fatto è che è sempre non ci vuole un attimo di pazzo. Prima di fare quello che ci piace, sai, come dicono i proverbi, noi lo dice anche mio figlio. E uno l'abbiamo superato. E adesso sono convinto anch'io. Non ci vuole molto allenamento. Due. Salute! Giovanni, la camera, bonjour. Un fisico bestiale.
È Diego, no, è Fausto. Per resistere agli urti della vita. Lì ti deve essere, non è la storia. Ma quel che leggi sul giornale. No, è male, ma... E certe volte anche alla sfiga. Non ci vuole un fisico bestiale, sai, speciale, sai. Anche per bere e per fumare, sai, fumare, sai. Ci vuole un fisico bestiale. Perché siamo sempre ad un incrocio. O sinistra, a destra oppure dritto. Tu mi devi avvisare quando partono, eh. Diego caduto. L'ho preso. Dai, l'hai ripreso bene. Che è caduto? L'hai preso bene. Sparso su Madonna. Ho sentito un urlo. E adesso sono convinto anch'io. Senti quell'altro, babbo! Ci vuole molto allenamento. Stefano, lascia uscire. Per stare dritti contro il vento, sai, contro il vento, sai. Vorrei che Giovanni, mio padre, si scontrassero. Un abbracciatone. Arrivassero di giù, abbracciati. Dove va la villa? Sono pensato anch'io di darci, o meglio. Ci sono meno che niente. Ma... Qualche rap da Giovanni, puro bestiale. Ci vuole un fisico bestiale. Non t'ho preso, Caterina, perché ero sdraiato per terra qua e non ho preso neanche Giovanni, accidenti. Ho preso tutto. Hai ragione. Diego l'ho preso, eh. Ci vuole più tempo a fare il muro che fare tutta la pista. Beato. L'ebreo. Ma proprio indietro, Diego, eh. Invece di andare avanti, fare un bel curvone grande a sinistra. Di qua si vede tutto più facile. Sì, è vero, è vero. Quando si è che ce l'ha. Sì, è vero. Qua sembra una cosa irrisoria. Nimbo sì, che si fa. Oh là là! Quella è una bella caduta. Questo l'ho preso. Di solito Giovanni ne fa due, non ne fa una sola. Quindi tienti... Non hai molta fiducia in Giovanni, Fausto. Eh? Non hai molta fiducia in Giovanni. Oh, no, anzi. Adesso, no, il bello è che Diego... Degno... Arriva avanti. Giovanni, dai. Ci hanno pitto una tasca di neve. Ragazzi, ero in pausa. Wow, mettici a braccia con Walter. Sì, magari con... Ah! Beh, ha perso lo sci, no, gli si è staccato lo sci. È troppo lento. È troppo lento. È al terzo pianto, Giovanni. Beh, e nessuno l'aiuta, siete capaci solo di ridere. È caduto anche a testa in basso. Rosanna. E Giovanni. L'arrivo di Giovanni. Oh ragazzi, fino a dopo. Muro questo. Del pianto, dillo anche te. Sto piangendo di gioia. Oh oui.
Beh, questo è il top. Questo era il raggiunto il tuo top. Ho fatto il pieno. Faccio il pieno di neve. Guarda. E Diego cosa fa? Lo guarda con binocolo. Oh, Fausto, lo no. Martina, che bello. Fausto, saluta. Bello, no? Un po' ardito per i miei gusti. Fausto, sei alla casa incredibile. Sembra impossibile, ma sto in piedi, eh. Vedi? Non hai fiducia in te. Ecco, ha fatto un micino lì alla rovescio. Sì, dove siamo? Da muro ancora? No. No. Queste robette. Pippo, aspettami! Qui? Lui faceva il tipo per il muro quando ci ero prima. Dov'è Fausto? Anche lui per terra. Ah, è lui per terra. Diego? Diego prende lo stile. C'è lì pista, vero? Guarda quanto ti doveva passare. Sulla parte più verticale tutta la pista. Adesso può andare dritto. Vai! Vai, posto! 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 Vai, vai! Non di là! No, non rendete così, sfasciata a mano. Faccio mirando. Ora! Ale, Fausto, via! Sentivo pure la sinistra andava a destra. Ha visto chi faceva? Oh, io facevo un segnale a una ragazza. Là. Ho visto di là chi faceva. Non è mica divertente.
Wow. Adriana. Però abbiamo anche del vino, non so dov'è. Cos'è l'acqua per umidificare? Ci vedi? Oh, attenta! Ci vedi? Ci vedi. No, ma qui va bene. Va bene che è una settimana che non mangiamo. E prendi un po' il vino che non fa nessuno la scuola. Se abbiamo macchine fotografiche. Mancano 10 secondi. Colpisci di là, spara di là. No, le faccio male. Pronti? Ha tirato giù. Ecco, via! Via! Via, non parte! Buon anno, Caterina! Piristallo che è un'opera di grande. Va bene, ma prima ci sono due. Vai. È bello. Equilibra un po'
Bello, eh? Ha preso fuoco la scatola! Ha preso fuoco la scatola! A fuoco! A fuoco! No, no, siamo in 6, 3, 6. Siamo a posto. Ma guarda questo pazzo. Le macchine. Oh, ci vedi, siamo in ascensore. Le macchine devono tutti essere... Guarda che macchine. Le macchine devono essere... Uscita, sulla strada. Che lumaca che sei, mamma. Ma lei. Diciamo, uscite, tu non esci. Devi uscire! Avanti! Dai! Non stai a filmare! Io devo guidare. Almeno adesso dobbiamo fare quel film che fai tutto, eh! Ci vedi! Ci vedo! È un lumacone! Devi uscire perché se no dopo lo sportello... No, l'ascensore non va giù ma si vede lo sportello! È qua sotto! Sì! Praticamente guardalo lì, spenditi tu cipolla. Emilio è micidiale. Sei bravo micidiale. Ciao Emilio, spegni. Che altro mi si è congelato la mano? Adesso possiamo rivedersi. Dai grazie. Ma io sono in piedi, non sono seduto. Dai, vediamoci seduta stanca. A me non sembra che tu dimostri 19 anni, Caterina. Cioè, mi sembra che tu ne dimostri di meno, non so farti. Infatti. Caterina, scusa, ma su quel sasso mi fai pena, poverina. Non è vero. Bene le curve! Ecco, oh, si è portato anche lui!
Bello, bello, il cuore lo leggono. Signore degli anni. 1200 pagine. Io adesso te lo dico cosa faccio. Quando andiamo a casa tu avrai la tua paga, okay? E ti gestisci i tuoi soldi, perché io ho bisogno di risparmiare, perché mi fate spendere troppi soldi. La tua mamma ha incominciato il primo del 93 in questo modo, l'insegna del risparmio. La sua carta e te la gestisci, una volta il libro, una volta il dischetto. Scusa, il dischetto che ho comprato 80.000 lire, che cos'è? Il mio? Oh, 80.000 lire sono scherzi, non lo so. E risuono male.